negli episodi precedenti di Resident Evil. Madonna, quando uno con un macete così si mette a ridere sono cazzi. Io ve l'ho detto, da Resident Evil 7 in poi ho preso tante di quelle robe che come faccio a essere vivo non lo so. Ma se tipo faccio così... Oh, è morta, l'ho seccata, raga. Oh, guess who's back? Back again. Favi's back. Tell a friend. Ragazzi, non so dove devo andare per salvare la partita perché mi sto cagando in mano, che secondo me tra un po' muoio. Cos'è che c'è qua? Busti degli angeli. Ah, forse perché devo... Io comunque devo trovare della roba da mettere qua dentro. Però effettivamente io di busto dell'angelo ho trovato solo il tesoro, che non c'entra niente. Di oggetti non ho nulla. Quindi devo ancora trovare la roba giusta per poter fare questa cosa qua. Che non so dove si... Non ho idea di dove si trovi. Di qua ci sono andato... Non mi ricordo se sono andato di qua. Sì, sono andato di qua perché ho aperto. Ok. Chiave del cortile per uscire. Ok. Ah, cos'è? No, Belvin! Buona! Quella buona! Sanguis virginis! Ah, faccio due cazzis! L'ho trovato nella cucina, ragazzi. Niente, ero solo andato in cucina. Ero preso sempre qua. Cosa mi servis? Sanguis virginis. Praticamente questi mettono il sangue di vergine nella bottiglia. Quindi roba che fa, cioè, vomito. Però loro lo bevono. Ecco perché io sono astemio. Cioè, nel senso, già mi fa schifo il vino normalmente. Figuriamoci così. Ecco, mettitelo in una tazzina. E vedi che bevono proprio questo. È sporco di rosso. C'è tutta la lore. Che la sto spiegando tipo alla Sabaku. Ma quando mai? Allora, ragazzi, la chiave del cortile. Vuoi vedere il castello? Veloce però. Aperto. Ah, Tana. Ho vinto. Suca. Ce l'ho fatta? Hey, what's up? Sono stato bravissimo. Sono scappato. Non ho neanche visto cosa voleva dire. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente di quello che mi voleva dire. Può stare lì dov'è. Che bello. Il, non il castello, il giardino. Anche il castello, per carità. Però il giardino è più bello. Ah, questa è la cucina di prima, dove prima si è rotta la finestra. È un giardino interno, molto carino. Allora, qua no, qua c'è un'altra porta invece che mi sa che è aperta. Attenzione che c'ho paura, Mira subito. Occhio. Che qua finisce male. Eccola lì. La MILF bianca. La MILF in bianco. Andiamo di sopra, ma io la seguo perché un pochettino sono curioso in realtà, Non è che non mi voglio far vedere, ma allo stesso tempo sì, quindi. Pianta verde. Ah. Ah. Let's go. Nice. Che cosa hai fatto a mia figlia? È morta perché mi rompeva il cazzo, però fa niente. Finché non se ne accorge che sono qua non è un problema. Come ha fatto ad accorgersene adesso? Mappa del castello! E quindi? Vedo tutto! Nice. Sala del piacere! Ma fammi piacere, veramente. Ci manca solo che... Chiave di Alcina, tra l'altro. Ok. Ci manca solo quello. Ah, qua, allora, questa è chiusa. Però qua mi dà che c'è una porta aperta. No, chiusa pure questa. Mannaggia il cacchio, andiamo di là. Vengo lì, ma solo perché voglio vedere la reazione in diretta. No, qua c'è una Yakuza. Qua c'è qualcosa, no. Qua c'è qualcosa, sì. Ok. Non so dove sia andata la tipa. C'è un'altra porta qua. C'è un pendolo. C'è qualcosa qua. No, l'unica porta che posso vedere teoricamente è questa, corretto? Yes! E cosa ho fatto a tua figlia? Non lo so, dove sei? È sparita, era qua. Va bene. Dove se n'è andata non ne ho idea, però vabbè. Secondo me si teletrasporta pure lei. Non so come. Le donne conversano deliziate, dal signore a cavallo sono corteggiate. Da lui dispregiati vogliono farsi notare... Così che il vino possa fare cagare. Beh, questa è una cosa che ho sempre pensato anch'io. Quindi io devo ruotare, immagino. Lo sapevo che devo ruotare. E in modo tale che vengano corteggiate. Ma in che... Aspetta, che non ho capito bene il modo. Le donne conversano deliziate. Dal signore a cavallo sono corteggiate. Da lui disperati vogliono farsi notare. Così proprio, ok. Quindi loro, le devo girare una con l'altra, ok? Cioè una verso l'altra, quindi giusto così. Sono corteggiate dal signore a cavallo, quindi il signore a cavallo va nella direzione in mezzo. No, in mezzo no, quindi, quindi così. Ok, e i disperati invece chiedono al signore a cavallo delle cose, quindi giusto così.
What's up, my friends? Proprio il Fabi che trova la solution. Ecco dove è andata la zia. Però lei c'è entrata con tutto il maestro. Bene, una pulita la darei, però fa niente. Cos'è qua? Ah no, mattoni. Comunque bellissimo che ho risolto l'enigma. Non è vero, sono morto. Come cazzo hai fatto a farti una caduta così senza farti... Tu sei veramente Spider-Man, zio. Cioè ti sei beccato delle... Ti hanno tranciato le dita. Ti hanno ficcato delle robe. Tanto non muori mai. Cioè veramente, cos'è sta roba? È un collezionabile, aspetta. Lo sapevo. Hanno inserito anche le citazioni di Sgarbi tra le achievement. Sta cosa è incredibile. Che faccio? Cazzo? Ma che cazzo lo dico io? Però fa niente. Pieno di vino. Oh. Questo è vino, ragazzi. Non fatevi strane idee. Per quello, quello non è vino. Vado di qua. Carte ruginiti, bene. Lo devo fare fuori, immagino. No, non sono neanche visto dove è andato. È andato di qua. Lo zio! È sparito? Vabbè. Bene. Porca puttana, mi sono cagato nelle mutande, ma almeno non si vede. Ok. A posto. Oh, avete rotto le palle! Voi e i vostri jumpscare. Quanti cazzo siete? Tutti quali tengono i prigionieri. Cioè, prigionieri. Sì, rompicoglioni. Polvere da sparo, let's go. No, allora, facciamo un patto. Faccio altri 2 metri senza gente che mi rompe i coglioni, ok? Non so perché sono... Ma che malissimo che mi hai fatto! Mori, che palle! Cranio cristallo... Non è vero. Cioè, è un concerto. Hai rotto un cazzo! È morto subito. Non è manco morto subito! Quanto cazzo durano questi? Madonna. Minchia, mi ha fatto malissimo. Qua mi devo curare, mi sa, raga. Sì. Qua mi devo curare per forza. Devo farmi soldi per poi potenziarmi la pistola. E poi posso usare la metà dei colpi per ammazzare sta gente, sostanzialmente, ok? Mori! Quanto fastidio! Ha! C'è nessuno lì, ok. Vamonos! Very nice. Posso andare? È finita? È fernudo! Let's go! Questi ascensori moderni 2021. Che figata! Sono fuori! Cioè, sono fuori, sono al balcone. Ha! Se ciappo lo spaventapasseri faccio punti? No, vabbè. Cos'è? Pianta verde, nice. Very nice. Very nice. Dove stiamo andando? C'è un telefono! Pronto Vodafone! Mi fa un sacco ridere, ragazzi, se ci penso. Perché all'inizio della mia carriera youtubica, quando rispondevo al telefono nei videogiochi, dicevo pronto Vodafone! Adesso sono partner di Vodafone, sta cosa è incredibile. Vabbè, comunque il telefono che squilla non ho capito dov'è. Qua devo fare olio cuore. Non lo farò. No, invece lo faccio. Ok, perfetto. Dai, dai. Ah no, minchia, risponde lei. La MILF in bianco. No, lei non risponde, non gliene frega niente. Lei fuma davanti a te. Devi rispondere! Madre Miranda. Ah, non era Vodafone. Sono desolata, ma purtroppo quel mentecatto di Heisenberg si è fatto sfuggire Ethan Winters. Ma povero Heisenberg. Perché adesso è nel castello e sta dando del filo da torcere alle mie figlie. Hai visto? Quando l'avrò trovato. Sono qua, però fa niente, che tanto non mi vedi. No, madre Miranda. Sì, certo che comprendo l'importanza della cerimonia. La cerimonia? Ci non vi deluderò. Stai calma. Manco ti avessi ammazzato la figlia. Quell'uomo la pagherà davvero molto, molto cara. Pensa te che mi avete fatto di... Mi avete incrocifisso. Mi avete staccato le dita. Tutto mi avete fatto. E non siete riusciti a uccidermi. Non si sa come. Non si sa come, veramente. Cioè, è da Resident Evil 7 che questo qua non si sa come fa a essere vivo. Che non avete idea di cosa è successo lì, forse ce l'avete. Mi sono cagato, pensavo fosse ancora lei. Minchia, era un manichino. Rose, dove sei? Lo so. Adesso la cerchiamo, sì. Di sicuro è nella foto che ti stai portando dall'inizio. Non ho capito perché, però. Cassetto? No? Chiusa dall'altro lato, dove vado?
Chiave di Alci... Dov'è? Ma dov'è? Ah, sta là. Ma vaffanculo, 2 ore. L'ho trovata. Ho trovato la chiave di Alcina, che sarebbe la chiave che apre la metà. Buongiorno. Eccoti qui. Sono morto. Tutto questo a causa di una mocciosa che non è neanche qui. Endo cazzo, cazzo sei? Ecco. Tu, miserabile egoista e ingrato, ti introduci nella mia casa. Non ha tutti i torti. Con quelle luride mani ti permetti di toccare le mie figlie. Ma e perché qualcuno ha toccato anche la mia. Quello è il problema. Proprietà? Come osi? Intanto mi ha spinto al piano di sotto. Nessuno riesce ad ammazzarmi. Cerca di goderti questa tregua, perché presto ti stanerò e ti farò a pezzi. Ok. E tutto questo fatto non mi ha ucciso. Quello che ti pare. Ecco. Quindi? È una tregua? Grazie. Meno male, perché non sapevo da che parte farmi. Va bene. Continua a non uccidermi, ignoro il motivo. Però andiamo avanti, ragazzi. L'importante è che siamo vivi. Let's go. Oh. Ah, questo è un livello piano di sotto, tipo le prigioni. Vicino. Ok. Secondo me possiamo tranquillamente andare al piano di sopra. E... Grazie, sta là. Ah, ok, un ascensore, perfetto. E affrontare a viso aperto la MILF in bianco. Perché secondo me con il fucilozzi ci arrivo. Però vorrei assolutamente potenziarmi l'arma prima. Questa cosa è molto importante. Perché la pistola potenziata in Resident Evil è un bijou. Quando puoi potenziarti le armi in Resident Evil è una roba incredibile. Io mi potenzio sempre la pistola. Però porca troia. Oh cazzo. Non ti lascerò scappare. Ma come? Ma come, ma Brantelli! E come cazzo sparo, mo? E non ti vedrai mai più, tu. Vabbè. Mi sembrava strano che mi avesse lasciato scappare. Per dove vado? Presto ti pentirai di aver profanato il sacrato di Mitri. Non è che l'ho profanato, che mi avete rubato la figlia. C'è questo problema. Orca vacca, ho fatto giro. Tirala con l'altra mano, con l'altra mano. O riattaccatela. Bravo, bravo, riattaccatela. Come cazzo è così? Mano mozzata. Dove va? Devi aprire la porta! Non si apre! Minchia! Devo resistere finché non si apre la minchia, che casino, raga. Ma veramente? Dov'è la zia? La zia! Eccola! Porca troia! Che male! Che male mi ha fatto! Non puoi usare la tua mano destra, non posso mettermi la cura, non posso curarmi. Sono morto! Da che parte vado? Di qua c'è qualcosa. No, vabbè, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Non posso usare la mano destra, sono morto. Uccidimi! Come solo tu sai fare! Niente, ma ha fatto. Era troppo difficile, raga. Non ho proprio ben capito dove devo andare. Ah, ok, ha fatto il buco lì. Via, via, via. Ho capito. Ho capito come si fa. Ho capito. Vado dritto di qui. Ce l'ho fatta. Cioè, ce l'ho fatta una parolone. È una parolone, in italiano non esiste. Apri. Non c'ho la mano, apri con la sinistra. Dove sto andando? Non lo so. Maschera della mestizia. Non è proprio il momento di cercare maschere in questo momento. Ok. Cazzo ridi. Scappare non ti servirà a nulla. Ho perso un braccio in tutto questo, Non posso più usare la pistola. O la uso con la sinistra. Ecco. Riattaccalo. Bravo, la mucchina. Perfetto. Sempre così, bravo. Non vedo come non possa funzionare. Vai, prova. Funziona? Chia. Fa tutto la mucchia. Attack, anche l'attack funziona, perfetta. Altro che chirurghi. Prova. Vedi che è un po'... Bravo. Meno male. Altro che Ceronti. Culo questo castello. Bellissima sta roba. È perché sennò non avrei mai potuto usare la pistola. Non possono tagliarmi il braccio, com'è possibile? Va bene, allora c'ho la chiave che apre un sacco di porte. Mi sono cagato, ma meno male che mi sono in pausa. Mica, manco in tempo di recuperare il braccio e già devo usare le armi. Porca puttana, è pieno. Minchia, anche qui. Mori. Come ho fatto il giro subito. C'era uno dietro di me, incasinatissimo sto posto. Ho finito che ho solo 5 colpi di pistola. Cioè veramente li ho usati tutti. Tutti li ho usati. Ne posso ammazzare solo più uno, poi ho finito. Quindi colpi di pistola, grazie.
O forse li posso creare dall'inventario, fammi un attimo. No, non li posso creare, non ho più scarti arrugginiti, quindi niente. Mappa del castello, Dépendance. Let's go. Ok, adesso vedo tutto un po' meglio. Ho la maschera, quindi me ne servono altre tre. Perché se ho altre tre maschere posso andare nel salone principale e sbloccare la porta. Però me ne servono altre tre, raga. Provo a vedere di sopra se c'è qualcosa, ma mi sa che ci ricolleghiamo. Esatto. Non entra in questa serratura. Ah no, questa è diversa. Ok. La chiave di Alcina apre altre robe. Grazie delle munizioni, perché veramente stavo già a secco. Attenzione, il rossetto della signora è sparito. Chiunque lo trovasse è pregato di portarlo nel suo bagno. Ed è molto gustoso la governante, va bene. Ho sentito rumori brutti. Che cazzo è? Minchia, un pianoforte. Che fa sti versi? C'è qualcuno che errutta. Non capisco. Orco demonio! Ah! Suca. Mi stavi beccando. Il culo. Morto? Nice. Ce ne sono altri, sicuro. O forse no. Che succede? Ah, ok. Si smaterializzano, fighissimo. Sfera con fiori e spade, va bene. Ah, la sfera la posso mettere. La posso mettere al piano di sotto, al posto di... Esatto, dove c'è il castello. Devo tornare al piano di sotto, cioè al piano principale per... Dal mercante devo tornare sostanzialmente. Però come diavolo ci torno da qua non lo so. Non ho più colpi, ho solo il fucile. Porco demonio, devo andare assolutamente a... O me li compro o me li fabbrico. Però fabbricarseli è un casino, perché mi servono pezzi di ingranaggi che non ho. Raga, se mi spunta qualcuno sono morto. Non ho colpi. Dimmi che ci sono colpi, di prego. Yes! Minchia, meno male. E ne trovo sempre un sacco e sono sempre accorto. Cioè, figurati quanti cacchio di stronzi ci sono in giro. Scarti arrugginiti, meno male, me li faccio. Fai colpi perché non duriamo tanto. No, me ne servono di più. Mannaia. Interagisci? Ma non lo so, non sono capace a leggere le note. Ma porco demonio, gli enigmi pure. Sarebbe fiero mio padre di questa cosa, ma sto facendo veramente un lavoro da cani. Beh, bravissimo, mica un fenomeno. Dillo subito che sai suonare così, no? Oh, il rimorchio easy quando sai suonare. Lo stemma di ferro, eccolo qua. Con questo apro tutte le altre porte, tra l'altro, fantastico. Non mi sbuca nessuno che mi vuole uccidere. In genere è così in Resident Evil quando trovi un oggetto figo. No. Meraviglioso. Strano, eh? Molto strano. Ora posso tornarmene a farmi i fatti miei. Da qualche parte. Esatto. Let's go. Oh, all'aperto. Me ne torno da quel... Aspetta che forse qua c'è qualcos'altro. No, ok. C'è qualcos'altro da trovare comunque qua, perché me la dà come zona rossa. Però io torno dentro che ho la chiave nuova per aprire tutte le nuove robe. Prima vado dal mercante, raga, perché voglio assolutamente vedere cosa c'ha da offrirmi. Visto che posso mettere la sfera dentro quel coso. Vediamo cosa mi offre. Secondo me c'è un sacco di roba adesso. Hello! È un piacere vederti sano e salvo, come procedi? Tutto bene, mi hanno solo tagliato un braccio, tutto a posto, zio. Hai bisogno di qualcosa comunque prima di proseguire? Un sacco di roba, fratello! Benvenuto. Fammi mettere la sfera, vediamo. Sfera con fiore e spada, eccola che qua. Troverai qualcosa di nuovo. Minchia! Ma scherzi? No, vabbè, bellissimo. Ma cosa dici? Ma è stupenda sta roba. Minchia, devi far arrivare... No, vabbè, ma sto... No, vabbè, gioco dell'anno. Finito. Vale tutto il gioco questo. Cioè, solo perché per sbloccare sta roba devi farti il giochino che facevo io quando ero piccolo ed ero al mare. Per vincere forse la pallina. Forse non si è accorto che sono qui. Mi sono accorto che sei qua per... Ah, dovevo andare sulla roba per vincere. Minchia, pure difficile. Mi sono accorto che sei qua, zio. Però è difficile sta roba. Non so se te ne sei accorto tu. Nice. Perfetto. Rotolare, che passione. Teschio cremisi. Questo dà un sacco di soldi. Vediamo quanto me lo vende lo... Quanto me lo compra allora, lo zio. Dai pure un'occhiata in giro. Allora, borsello del duca. Vediamo. Madonna, 8000. Tantissimo. Però non ho troppa roba da vendere, purtroppo. Ne ho due, vabbè. Come hai fatto a procurarti tale rarità? Zio, minchia, ho fatto un giochino da bambino, lo facevo. Allora, vedo se riesco a potenziarmi l'arma, perché secondo me potrebbe aver senso. Allora, livello 2. Ok. L'arma è potenziata al massimo, cioè più di così non posso fare niente. E qua c'ho delle altre robe che posso fare, però ancora non me le prendo. Il progetto per creare la mina non me ne faccio niente. Munizioni del fucile sì. Per creare munizioni del fucile invece me ne potrei fare qualcosa.
Però preferisco comprare munizioni pistola per adesso. Me ne compro tantissimi. Perché, cioè, tutti quelli che posso. Va bene. Ha esaurito, merda. Però quelli del fucile no. Quelli del fucile no, potevo comprarli. Questa è l'arma che gli ho venduto prima. Ok. Perfetto, raga. Abbiamo tutto. Allora, busto dell'angelo. Angelo! Come sta? Ah, maschera della mestizia. Proprio questa volevo mettere. Cioè, proprio quella. Ho detto, ma perché non troviamo una maschera della mestizia? Ah, ma una, tra l'altro. Ce ne sono altre tre. Va bene, signori. Ne ho trovata una sola. Una sola. Penso che per trovarle tutte io debba battere i boss. Credo, non lo so, a questo punto deduco che sia così perché non... Comunque, ho trovato la chiave per entrare nelle porte nuove e non mi ricordo assolutamente dove sono, quello è il problema. Ah no, eccola qua. Vedi, biblioteca, ecco, questa roba qua non ce l'ho. Biblioteca, devo arrivare qua, chiave con stemma di ferro. Queste sono che si aprono, non mi ricordo più. No, alcina. Sala del piacere! Corriamo subito. Cerchi di stuzzicare. Porca puttana! Non me l'aspettavo mai. Ma vaffanculo. Apri, raga, devo andare alla stanza del piacere. Che è questa qui? Non ridere. Veloce, dov'è la chiave di Alcina? Ecco, perfetto, let's go. Però si devi aprire la porta. Quanto tempo? Ha! Sta figlia da zoccola. Anzi, zoccola proprio. Allora, oh, maschera del piacere. Siamo alla seconda. La del piacere, questa è una maschera importante. Allora, intanto qua abbiamo una roba da spaccare, perché se non spacchiamo robe siamo dei pirla. Ok. E c'è qualcosa qua sotto che non ho visto. Ma che è? Salve! Ho sentito anche un rumorino, prima. Ho detto solo un rumorino. Cheat. Però non so. Armeria, minchia! Dimmi che trovo un fucile, un bazooka a tre posti. No, vabbè. Munizioni fucile. Beh, dai. C'è roba. Almeno c'è roba. E cos'è sta roba? Porca puttana, che è successo? No! No! Non ridere. Si può uscire di qua? Non si può uscire. Sta porta non è una porta. Mannaggia. Muro fatiscente. La tua sorella morta. E devo spaccare il muro. Ma vaffanculo. Cos'è sta roba? Bomba. Devo spaccare il muro con la bomba. Hai rotto il cazzo! Cosa devo fare qui? Eccola. Devo spaccare con la bomba. Spacca il muro con la bomba. Ho spaccato. Beh, corri. Ah no, aperto. Hai mandato all'aria la caccia. Suca. E quindi anche oggi sono contento di finire Resident Evil in punti dove uno dice: ma che cosa doveva finire qua? Che lo so che sono un rompivale, però mi piace tenere la suspense. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento qua sotto su cosa ne pensate, su come pensate che andrà a finire, che ne so. Io cercherò di guardare un po' tutti i commenti, perché mi interessa sapere che cosa pensate appunto della trama, anche perché mi sto facendo anch'io le mie idee. E noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video. Bella, ragazzi.